Bentornati, bentornati amici qui da Cucutiunci per Birraio per un giorno. Stiamo per iniziare, siamo pronti, gli ospiti sono già arrivati, li abbiamo microfonati, stanno provando a spillare le prime birre. Voi mi raccomando, condividete questa diretta, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina in modo da non perdere le prossime puntate. Oggi si sfideranno a chi spilla più birre, Daniele Bilitteri e Stefania Blandeburgo, quindi mi raccomando, io vado a togliermi la mascherina, se no mi si appannano gli occhiali, e mi metto rigorosamente a 2 metri di distanza. Restate con noi. Bentornati, bentornati qui a una nuova puntata di Birraio per un giorno. Siamo arrivati alla terza puntata di questa gara goliardica che cerca di riportarci tutti alla normalità in questo periodo di Covid, anzi post-Covid. Diciamo che stiamo cercando di lasciarcelo alle spalle. Vi ricordo le regole: 45 minuti, 2 ospiti che intervisteremo durante questa sfida a chi spilla più birre. Sono oggi con noi Stefania Blandeburgo e Daniele Bilitteri. Eccoli! Eccoli. Buonasera. Qui! Applauso! Grande! Calore da parte del pubblico, noi siamo già pronti per spillare queste birre. Loro sono mascherati con la rigorosa mascherina e verranno servite solo birre in bicchieri biodegradabili, così come previsto dal regolamento attualmente vigente a Palermo. Noi siamo pronti per iniziare, quindi direi, se dalla regia mi danno la conferma, di partire con il countdown per il tempo. Allora, 3, 2, 1 e parte ufficialmente la gara. Da questo momento 45 minuti per spillare il maggior numero di birre. Vediamo se da subito c'è un avventore che vuole ordinare una birra. Ecco qua, c'è un avventore, un abitué, una nigra. Comincio io, vorrei quindi specificare. Comincia che sono Stefania. Allora, intanto vorrei, buonasera a tutti, e vorrei invitare tutti i miei amici, chi è in zona ma anche chi non è in zona, tanto si può arrivare, non c'è neanche la ZTL, voglio dire, quindi si può arrivare. Ci troviamo esattamente, praticamente a Piazza Borsa, Cucutiunci, birre favolose, poi dobbiamo vincere questa gara, quindi vi aspettiamo. Bello presto che c'è caldo, dobbiamo uscire, decidete qua quale birra volete già da subito, così prendiamo prenotazione, non ci mettete niente. Non ci potevo dire caffè pagato perché caffè. Detto questo, vi aspettiamo, Cucutiunci, il signore desidera la nigra. Una nigra è questa, la nigra. Ma si può dire nigra in questo periodo che siamo tutti attenti? E io lo posso dire. Come funziona questa cosa? Allora, si chiama nigra perché, cioè, qua o parlo o spillo, perché qua c'è una retorica. Attenzione, ma c'è un una è brutta, mi è venuta malissima, mi è venuta. Vediamo come va avanti questa spillatura deve uscire un po' di continuo. Avevi domande da fare? Questa me la prendo io. È un po' cappuccino. Però io ti voglio tanto bene. Va bene, io pure. Allora. Ma è andata la prima birra, l'abbiamo spillata. Ringraziamo Giorgio, uno dei soci di Cucutiunci, che ha accettato questa birra che possiamo migliorare. Va bene. Scusi, però sto vedendo qui il mio collega antagonista che ha una faccia, cioè proprio, io non lo so, se è Bilitteri che vorrebbe dire con quella faccia. Questo Daniele Bilitteri mi sa che ne sa di birra, forse aspetta di essere messo alla prova. Qua siamo. Daniele, qual è il tuo rapporto con la birra? Veramente siamo in fascia protetta oppure... No, non siamo più in fascia protetta. Si può parlare. Più che a spillare birra, io mi aspettavo poteva essere una gara di birrioni, diciamo, vista l'età non avevo grandi speranze e quindi mi sono dovuto riciclare con la birra, e quindi se qualcuno vuole una birra me lo dice e io
vedo di farcela bere senza che urli tu. Vediamo, abbiamo un avventore che si avvicina, vediamo che birra sceglie. Un'altra nigra. No, io sta responsabilità me la prendo. No, allora, no, devo guardare. Ora voglio vedere. Misteri, vediamo cosa succede. Comunque noi siamo al cucù, l'abbiamo detto già che siamo al Cucù di Unci a Piazza Borsa, non lo so se l'avevo detto. Siamo a Cucù di Unci, Piazza Borsa, vi aspettiamo, potete interagire con noi qui dal vivo oppure seguirci in diretta sui social e fare le attenzioni. Qui c'è chi ha studiato. Attenzione, c'è tecnica. Cioè non mi è stato detto questa attenzione, cosa. Attenzione, guarda. È sbagliato pure lui. Finale, c'è stato un momento finale di sprint della schiuma. Perché? Anche perché? Ancora... Lo vedi quelli che devono giustificare pure se sbagliano. Ora si aspetta. Ma mentre aspettiamo. Nella birra è un valore, non è un ritardo. Cosa posso fare? Mentre aspettiamo. Ha ragione, ma non è colpa sua, lo disegnano così. Ma non si può mettere premura al birrista. Daniele, facciamo così. Dimmi tu. Mentre la birra riposa un attimo, così magari scende un po' la schiuma, ti voglio fare una domanda. Tu sei uno scrittore, ti conosciamo, hai scritto tanti libri. A inizio di quest'anno hai pubblicato Dal taccuino di un cronista felice. Alla fine dell'anno scorso, ma sì, diciamo. Tu sei appunto un cronista, hai lavorato per dei giornali, continui a lavorare come tale. Quanto c'è in questo libro di Billitteri? E soprattutto come si fa a essere felici anche quando si raccontano dei fatti di cronaca molto complicati? Attenzione, intanto l'ha processata la birra. Abbiamo deciso che... Cioè Billitteri o dalla birra risponde alla tua domanda. Non riesce, poi, esatto. Perché fare cose talmente bene che così. Dica! Intanto ti pronto, sa così, la birra pronto. È quella. La prendiamo per buona, che siamo uno a uno e palla al centro. Allora come si fa a essere felice? Come si fa a essere felice anche quando si raccontano fatti molto particolari? Perché le tragedie sono maestre di scuola e quindi... Un cronista che racconta le tragedie, ma ci si augura non solo le tragedie, è felice perché ha l'opportunità che altri non hanno di capire dov'è e che cosa sta facendo. Perché capire questa città che è così complicata è troppo importante, perché se non la si capisce non la si può amare. Siccome io amo questa città che mi fu madre, allora io penso che qualunque tragedia mi può presentare, io sono lì a cercare di capirla, soprattutto nella speranza che non si ripeta. Questo, diciamo, è il nostro lavoro, il lavoro dei cronisti, che è quello di raccontare senza imbrogliare, senza tradire la verità, senza tradire il buon senso e soprattutto nel grande rispetto delle persone, perché quando noi ci occupiamo di notizie, in realtà ci occupiamo di persone, e l'abbiamo sperimentato anche in questa pandemia, col conto dei morti, dimenticando che i morti, ahimè, sono persone non soltanto dei numeri, delle statistiche. Nonne, e io che ho un'età, diciamo, in questo ragionamento mi sono molto ritrovato. Grazie per questa tua testimonianza. Io ora, prima di dare la parola a un altro ospite, un altro cliente, voglio fare una domanda a Stefania, tu hai fatto un sacco di cose, dico, non c'è bisogno che lo spieghi alle persone, sei una grandissima attrice, ma una domanda che effettivamente cercando non sono riuscito a trovare con la nostra redazione, che tra l'altro ringrazio Veronica Gioè, Alessia Guastella e Jenny Tuminello, ma tu hai sempre voluto fare questo lavoro, l'attrice, fin da piccola? C'è stato un momento in cui hai capito che era un'esigenza più pressante? Guarda, la malattia mi ha preso subito, cioè, perché di quello si tratta, è inutile che diciamo uno sceglie il mestiere che ti sceglie, è una passione che ti sceglie, non lo scegli tu, perché non c'è nessun motivo razionale per cui dovresti scegliere di fare l'attore o l'artista in generale. Alla scuola media debutto è stato con una commedia in francese, che come ho fatto a imparare in francese, Le furberies d'Escapin,
di Molière, non tutto un copione in francese, e Le preziose ridicole pure in francese, quindi in 2 anni consecutivi, e lì mi ammalai. Mia madre si è rassegnata abbastanza presto, no, io devo dire un po' prima, quindi in seconda media pensavo di fare la steward, volevo volare, poi ho capito che insomma fisicamente io avevo questo immaginario collettivo di queste hostess alte, magre, bellissime. Poi invece adesso i tempi sono cambiati, sono cambiatissimi, cioè adesso trovi delle hostess ragazzi quanto me o quasi, che quanto dire, però ormai avevo deciso di fare l'attrice, sì, comunque sì, da sempre, ripeto, è il mestiere che ti sceglie, non lo scegli tu di fare l'attrice. Bene, io darei adesso lo spazio a un altro cliente, vediamo se qualcun altro si vuole avvicinare per ordinare una birra. Eccolo, eccolo il nuovo coraggioso, rischi, terzo cliente di coraggiosissimo oggi. Vediamo cosa ordina. Una Polifemo. Una Polifemo. Allora, chi spilla? Spilla, allora, spillo io. Spilla Stefania. Spillo loro sono io. Sportivi, si danno il turno uno alla volta, ma a noi ci piace così. Ah, siamo qua a me piace per divertirci. Questa cosa che tu di raffrescare il bicchiere. L'abbiamo la Polifemo detto, è l'ultima qui da questa parte. Se la va, faccia attestare. Questa, allora. Così. Vediamo, vediamo come va. Vediamo. Militeri, non mi guardare che mi fate concentrare, distraiti. L'ansia, l'ansia. Del resto siamo in periodo di esami, in questo momento si stanno facendo, si stanno che svolgendo. Aspetta, verso di me, me la bevo io, non vale, è stato Billitteri, è stato Billitteri. No, è l'altra, okay. È stato Billitteri, è stato ecco, parte molto sarò, meglio guarda, questo giro. Come si chiama il nostro avventore? Come si chiama? Gabriele. Ti penso intensamente. se qualcuno mi suggerisce. Adesso andiamo raddrizzando il bicchiere. Un altro no, pochino. E lo metto un altro pochino. Un altro pochino. Un altro poco. Esatto. Vai così, riaddrizza la dritta il bicchiere. Vai così, basta. Gabriele. E ce l'abbiamo fatta. Applauso. Applauso Gabriele, che Gabriele credi, è finita bene. È finita bene. Questa la bevo io. Ci voglio. Perfetto. Ci voglio. Ora ti guardo. 3 centimetri di schiuma. Ne approfitto mentre Stefania beve la meritata birra per fare un'altra domanda a Daniele. Daniele, tu ormai sei lanciato con i social, hai lanciato questa pagina Meteo Billy dove parli sempre di questo meteo strano, da standing ovation all'anticiclone delle gazzose, solo per citare alcune delle tue creazioni. Ma sappiamo che tu hai un'esperienza pregressa, tecnica, dal punto di vista di meteorologia. Quanto ti è servita per trovare questo dialogo spiccio con il pubblico? Mi sono servite tutte le cose che io avevo a disposizione, diciamo, non mi sono fatto mancare niente. Perché intanto ho sempre, diciamo, mi è sempre piaciuta la divulgazione scientifica e quindi, diciamo, ho sempre combattuto, adesso al giornale ho intervistato tutti i premi Nobel che venivano a Palermo, mandavano me a intervistarli, mi sono anche molto attito. Da caposervizio nelle mie pagine veniva pubblicata la rubrica delle previsioni del tempo che ci faceva un colonnello dell'aeronautica militare, un tenente colonnello, che si chiamava Franco Colombo e per me era il tenente Colombo. Il tenente Colombo ci intrattenevamo, che lui mi spiegava, mi illustrava il pezzo che stava per mandare, era uno anche bravo, cioè scriveva in modo comprensibile tutte queste cose, pur essendo un professionista, diciamo, della materia. Poi il tenente Colombo tanto era bravo che fu aggregato a una spedizione, a un gruppo di ricerca che andava in un campo sull'Antartico e mancò un anno. Allora, durante quest'anno il giornale che previsioni doveva usare? Cercò di usare quelle dell'agenzia ANSA, che erano scritte, diciamo così, in greco antico, quindi insomma erano incomprensibili. E a me fu dato il compito di tradurle in un linguaggio più accessibile ai più. Poi andai in pensione, finalmente, nel 2011 e all'inizio del 2012, quasi per scherzo, su Facebook, sulla mia pagina Facebook, mi chiesero di fare raccontai questa cosa al tenente Colombo e mi chiesero di fare delle previsioni, interventi col meteo, e le ho fatti e andavano bene. Dice, allora dice, perché non cominci a fare una previsione quotidiana? C'è stata una previsione quotidiana, ragazzi. ma comunque vediamo come va. Era il 1 febbraio del 2012, da allora io non ho mai saltato nemmeno un giorno, nemmeno quando
ho avuto problemi di salute, mi sono operato, cose, non ho saltato neanche un giorno. Adesso il gruppo di Meteobilli ha quasi 12.000 iscritti, quindi io mi sento anche un po'... Sono soddisfazioni, una mi grossa sindaco, famiglia che abbraccia. Mi sento sindaco di un paese, 12.000 iscritti, sì. Cioè per me diventò un pensiero. Io non dormo la notte se non ho fatto il Meteobilli. Cioè perché... c'ho una responsabilità ormai. È anche bello vedere che le persone si appassionano, sì, e seguono, no? Un modo bello di utilizzare i social. Anche perché non, le mie non sono... Io il giornalista faccio. Io vado a guardare i posti dove io capisco che tempo, il tempo che farà. E poi lo spiego pure ai miei lettori. Perché ormai i dati della meteorologia sono disponibili a tutti su internet. Si può andare da tutte le parti. Ci sono le cosiddette carte sinottiche, che se tu le sai leggere, io ho imparato a leggerle e posso non fare è una cosa banale però, eh. Io ti posso dire, in 5 minuti ti posso dire domani che tempo farà. Ma a proposito, che tempo fa domani? Domani è una bella giornata, però ci sono delle velature alte che si chiamano cirrostrati e che sono quelle che possono provocare questo fenomeno che è stato osservato proprio ieri, del cosiddetto arcobaleno circolare, che non è esattamente un arcobaleno, però è una forma luminosa attorno al Sole, che si determina solo quando ci sono queste nuvole alte stratificate nella troposfera, oltre i 6.000 chilometri di altezza. E qua posso dire metri, che abbiamo avuto il momento più alto di cultura finora da Binario per un giorno. Non ne vogliono gli altri ospiti, però dopo questo penso solo Alberto Angela possa battere la situazione. Io guarda, posso solo rifarmi con la Divina Commedia, cioè, però non intendo. Ma abbiamo qua la fila degli avventori, quindi diamo spazio a un'altra persona che vuole ordinare una birra. Ecco che c'è. Tifeo, quindi va a spillare. No, Billiteri. Ah, e non puoi perdere i colpi così, Tifeo. Vediamo come va. Ormai queste devo dire c'è maestria. Comunque no, abbiamo. Lui secondo me ha un passato per i... Possibile, perché possibile. È troppo sicuro. Ma voi li conoscete da un po' di tempo. Diciamo che c'ero anch'io quella sera in cui lui si decide insieme a un gruppo di amici alla prova con questa cosa del tempo con un bambino. Come vi siete conosciuti con? Come siamo conosciuti con Daniele? Lì e per Medio ci siamo conosciuti perché Vito Parrinello buonanima mi cercò, perché il teatro di Tirammo ogni anno il 13 di luglio fa una cosa che si chiama il trionfo in coincidenza con il festino che è il 15, e allora siccome loro fanno questa cosa che è una cosa tradizionale con intanto testi dobbiamo dare... non aveva finito, ecco questa a mestiere. E noi ci siamo conosciuti là. Grazie mille, applauso, applauso. Pure io glielo faccio. E allora, grazie a te. E allora lui mi chiamò perché voleva inserire in queste cose tradizionali, di canti tradizionali dei trionfi di Santa Rosalia, una specie di giacolato, una specie di invettiva di una popolana. E allora io scrissi un monologo che doveva essere recitato da un'attrice, e questa attrice Stefania Blandebuco, e lì nacque la signora che Palermo. Da allora non ha più abbandonato questo personaggio, che nacque lì ed era il personaggio della signora Rosalia Palermo, che ci ha portato tanta fortuna e che insomma è un personaggio al quale siamo assolutamente molto, sì, molto affezionati. E ogni anno io scrivo questo monologo per Stefania, dopodiché è cominciata una collaborazione, diciamo così, sterminata. Sì, perché sono cominciati i Contabilli. Perché abbiamo fatto il Contabilli, che è stata una serie di spettacoli che hanno tenuto per 54 repliche. Io mi sono ritrovato, secondo la migliore abitudine palermitana, io mi ecco per tutte cose, insomma. Perché il palermitano è così. Se tu vai da un palermitano e ci dici
mi serve un giobboggetto, non è che quello ti risponde, è a me che mi conta, dice ora vediamo, e io sono così. Bene, bene, bella coppia, pezzi da 90, oggi è arrivata un'altra cliente, cosa, quale birra voleva? Una Cerere. Una Cerere, quindi Stilla Stefania. E questa Cerere che caratteristiche ha? Vediamo che caratteristiche ha, suggerisci, com'è la Cerere? Allora è una Weiss, quindi una birra di frumento. Birra di frumento, molto frizzante, non deve avere tanta schiuma. Ma quella che ha una avere... bassa gradazione alcolica. Esatto, è una birra da pasto tipicamente. Vai, 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 ci siamo, occhio! Questa è venuta benissimo, questa è venuta meravigliosa, signora Palermo, a mestiere. Con tanta passione e tanto sentimento lo spirito. Grazie. Grazie a te. Ma a proposito di divertirsi, faccio la domanda a Stefania. Stefania, tu hai calcato un sacco di scene, cinema, televisione, teatro, doppiaggio, radio, di tutto, di più. Ti faccio una domanda, quando ti sei divertita di più finora? Guarda, io mi diverto sempre, la mia fortuna è questa, che io sono una innamorata del mio lavoro e quindi mi diverto in ogni ambiente professionale, però devo dirvi la verità che stare davanti al microfono e stare su un palcoscenico sono in assoluto, secondo me, per un attore le soddisfazioni più grandi. Intanto perché quando fai doppiaggio e presti solo la voce, tu diventi solo voce. Quel personaggio dipende da te, ora non so quanti di voi con Netflix e le varie piattaforme vedono i film in lingua originale, che va benissimo ed è giusto. Però il doppiaggio italiano è tra quelli più importanti, perché i doppiatori italiani sono bravi, perché fanno ancora uno studio sul personaggio bello, profondo, pieno, per cui certe volte io vedo le voci originali degli attori, magari bravissimi, ma con dire voce un pochino così, no, ci piacciono, a noi piacciono, molti di noi piacciono di più le voci italiane, nulla togliendo per carità la voce originale che è. E poi il palcoscenico, perché l'attore è lì in quel momento, è carne, è fiato, è sangue, è sudore, e quindi è l'adrenalina, la diretta, chiaramente il gran cinema è emozionante per altri motivi, e quindi alla fine insomma è come... E quando sei innamorato, no? Ti piacciono le cose anche quelle che ti piacciono di meno, ti piacciono uguale perché sei innamorato. Grande, grande. E credo che ci sia un nuovo cliente che vuole una birra. Allora facciamolo accomodare. Che cosa vogliamo? Una Polifemo. Vedo che c'è una preferenza verso Daniele Bilitteri. Io ringrazio la regia. Andrea Trimarchi alla regia che ci dà nel supporto. Nel caso di questo cliente hai i canne attaccati. Polifemo è qui. No, Polifemo è la prima a sinistra. Prima. Esatto. La prima. E vedi, fa anche uscire un po' di... Perché di quella che è il novannolo, se no si ossida. È giusto, giustissimo. Chiedo aiuto è, alla regia. È evidente adesso, che c'è un'esperienza dietro. C'è un livello di preparazione, per cui io ho una suggeritrice legittima a fronte della preparazione pregressa del mio, diciamo, antagonista, il mio rivale. Si può. Però a questo giro, diciamo, c'è un po' di difficoltà. Ah, facciamo che questa qua la passiamo alla regia, che... Così si, no, si disegna un pochino. Ma può rimanere qua, non è che si aggiusta. Si aggiusta, allora. Si aggiusta e poi ma se questa la teniamo, ma non ci vuoi sorprendere? Se l'amico mio ha un attimo di tempo. Ah, facciamo così, nel frattempo facciamo una domanda a entrambi. Nella vostra carriera, Stefania per il teatro, il palcoscenico, e invece a Daniele quando pubblica un libro o magari quando scriveva un pezzo importante, siete scaramantici? C'è qualche rito che vi piace fare per ingraziarvi la sorte? Ma guarda, io in realtà non sono superstiziosa, anzi sono una credente, anche se a modo mio, io prima di andare in scena mi faccio il segno della croce. Di buon auspicio. Sì, ci credo, è come chiedere una protezione. Un aiuto. Non fa mai male, sinceramente. E tu invece, Daniele? Io la mia cosa che mi devo ridurre è all'ultimo. Cioè se io non ho già sette persone che mi dicono da muovere, sì, confermi. A questo proposito vorrei ricordare che durante i Contabili al Teatro di Tirammo e il pubblico seduto in sala, tutti dietro il sipario pronti,
mobile, itterico, al cellulare, a, diciamo le sue public relation non hanno mai fine, al cellulare, con la gente che già applaudiva, noi pronti, la sigla, tant'è che certe volte se l'è pure dimenticato acceso perché se lo mette in tasca, no? Se lo mette in tasca, quindi certe volte, ma siccome in quello spettacolo tutto diventa teatro, allora appena squillava il cellulare, no, lui rispondeva, poi dicevo non posso rispondere. E improvvisavate, diventava parte della scena. Sì, grandi, così, grandi. E quindi perché io sono salito sul tavolazzo, cioè inopinatamente, perché, è tutto responsabile di questa cosa, fu quel grande personaggio che è Vito Parrinello, che quando mi disse allora tu ora fai questo, disse io mamma mia come ci vuoi, cioè, non è cosa che mi appartiene, e lui mi disse ma che c'entriamo, se quando siamo, ne aspettiamo per mangiare, tu racconti le cose, qua moriamo tutti alle risate, fai finta che siamo a tavola e stiamo mangiando. Prego, prego, si accomodi, qua noi siamo al servizio dei clienti, assolutamente qua sì. Il cliente viene Stefania, prima di tutto. Provvediamo per la provvediamo signora. Provvediamo per la signora. Vediamo. Una tifeo. Ha detto con una sicurezza che se qua ormai sbaglio, loro vanno avanti è una testa, un disastro, una testa. Perché la signora sarà, così, saprà pure perché le preferisce la tifeo. Perché verso di me attenzione, è l'unica non amara, sì, perché c'è questa giunta perché di c'è miele, miele delle Madonie, dei Nebro, di dei Nebro. Ah, ecco. Non è amara neanche questa, però questa è troppo leggera. Ah, la signora è partita, ma lei si pensa, una bocca la beve pure, sì. Militeri, vorrei, cioè, un attimo di attenzione. Attenzione, guarda che bella, ringrazio la fiducia, sudavo, non è il caldo, è che l'emozione mi fa sudare. E visto che abbiamo parlato del teatro di Tirammu, delle vostre esperienze, io ti voglio fare una domanda, Stefania. Ti va di parlarci un poco della realtà Sinni Lab? L'ho detto Danisini giusto? Sinni Lab è una realtà bellissima. Danisini è un quartiere di Palermo che ben conosciamo, è uno dei quartieri considerati periferici, in realtà è centro storico. Ed è Danisini Lab un laboratorio teatrale e sociale, perché non è una scuola di teatro, non è un corso di teatro, diciamo così, tout court, come si potrebbe pensare, ma è un laboratorio di creatività, in cui però il teatro viene preso come un gioco serissimo e ci sono proprio le materie, e le persone che vengono sono di Danisini, ma anche di tutta la città, e nascere i nostri spettacoli. Io vorrei ricordare che l'animatore principale è Gigi Borruso, che è stato anche mio maestro, Valentina Console, che insegna in Accademia, infatti c'è questa collaborazione all'Accademia Belle Arti, e Rossella Puccio, che è la nostra, diciamo, fa tutto, è il nostro mediatore col quartiere. Ebbene, io vorrei dire che invitare anche chi vuole le nostre attività a Danisini, c'è un quartiere vivo, ci sono talenti incredibili, noi abbiamo fatto un'Antigone, Antigone di Sofocle, casa per casa, la gente, spesso i bassi, no? Anche i catoi, proprio appartamenti che insomma molto lontani dai nostri comodi appartamenti di condominio, e dove abbiamo fatto Antigone con il linguaggio di Sofocle e l'hanno seguito, e poi c'era il dibattito. E la gente del quartiere, e quindi è un modo di fare cultura e fare teatro che come sempre veicola cultura, passione ed emozione. E con la gente del quartiere, venite a Danisini, che tra l'altro è stata attenzionata da moltissime realtà anche internazionali, e partecipate con noi, perché è una realtà da scoprire quanto di più lontano da quello che si possa pensare. Ah, il quartiere un po' così, lì c'è gente seriamente impegnata nel sociale, nel volontariato, e anche a creare degli spettacoli che sono stati ben lodati, ma non tanto per il merito, non solo per il merito di Gigi e io con cui collaboro in realtà, ma perché la gente che fa cultura, e quella gente ne ha tanta voglia di farne e la fa bene. Bene, io ti ringrazio. Brava, nel frattempo vogliamo dare voce al pubblico che ci segue da casa, dalla piazza, vi fanno i complimenti. Silvia scrive grandi, Laura scrive ma datele una birra alla regia, evidentemente di parte, e poi Giuseppe Cancemi ci manda un sacco di cuori, Jenny vi fa i complimenti, soprattutto a Billy, bravissimo e preparatissimo, e poi ancora Alessia e Vanessa, insomma grazie a tutti voi che ci state seguendo da casa, alla piazza, continuate a commentare perché noi in diretta leggiamo i vostri commenti, e ne approfitto per ricordare l'ultimo libro, l'ultima pubblicazione di Daniele Bilitteri, Pandemia Palermitana,
che potete trovare, ovviamente, che parla di questo momento del Covid-19, e adesso, anzi, torno proprio da Daniele per chiedergli un po' come è nato questo libro, come cosa ci troviamo dentro questo libro, di cosa parla. Allora, questo è il mio 14° libro. Il 13° era uscito per Natale, primi dell'anno. Poi a febbraio, diciamo, cominciò questa cosa del... Allora io vorrei precisare, a quattro zampe e una coda, diciamo, per evitare equivoci. E allora mi sono chiuso dentro. Mi sono chiuso dentro, uscivo solo due volte al giorno per le pipì di Diego, e ho cominciato a guardare quello che succedeva dal mio balcone. E così per 40 giorni, e ognuno di questi giorni era una pagina di diario. Naturalmente tutto questo è diventato un libro, perché si potesse dire che il 13° non era stato il mio ultimo libro. Dicesimo. Un po' avanti per non cadere, diciamo così. E a proposito di questo, col lavoro, io so che siete entrambi amanti dei cani. Sì. E allora, per questo motivo, vi abbiamo preparato un omaggio. Certo. Intanto lo diamo a Stefania, però in realtà c'è anche per Daniele. Lo diamo intanto a Stefania, così lo può... Dove? Questo si tratta di un progetto del quale vogliamo un attimo parlare, Giummo.dog, un progetto di beneficenza a sostegno di canili e altre associazioni che aiutano i cani randagi abbandonati. Ricordiamo che durante il Covid sono stati abbandonati tantissimi cani perché ritenuti colpevoli del contagio, purtroppo non era vero. Questo è uno dei prodotti della linea Giummo.dog per i quali il ricavato viene donato in beneficenza. Un piccolo omaggio che abbiamo il piacere di fare a entrambi. Si possono acquistare su Giummo.dog. No, l'argomento mi riguarda particolarmente, sì, perché c'è stata questa cosa, no, che hanno i cuccioli, moltissimi cuccioli di razza, sono abbandonati. In questo periodo se ne trovano tanti, perché alcuni sono stati abbandonati perché si pensava trasmettessero la malattia. Invece adesso sono stati abbandonati perché, dopo che hanno fatto compagnia ai bambini durante il Covid e la quarantena, adesso non servono più e vengono abbandonati. Io quello che auguro a chi abbandona gli animali, non lo posso dire, però vi arriva tutto, arriva. So che se qualcuno ci vede, ma non credo, perché chi abbandona i cani sicuramente non è amico nostro, ma arriva, sai, se uno si concentra, arriva. Noi siamo tutti amanti degli animali, viva via gli animali, che spesso e volentieri sono più comprensivi e più affettuosi. No, però voglio dire... Sì. Nel quartiere mio è il quartiere dei mille cani, però hanno tutti questi cani nichi, diciamo così. Poi si piglia una questione giornalmente, io scendo con Diego e Diego ha avuto che fare a contrastare con 10-15 cani. I cagnolini piccoli, tutti i cagnolini che abbaiano. Il Rock Char, è giusto, perché i Rock Char sono terribili. Pare che sono tutti... Noi abbiamo un Jack Russell, quindi possiamo testimoniare anche Stefania c'ha Jack che ma abbiamo degli altri clienti che hanno pazientemente aspettato. Una nigra? Una nigra. Allora, Stefania, una nigra, va, nigra. E intanto io verso di me, di te, esatto. Ne approfitto per ringraziare, al di là di tutte le persone che sono qui oggi con noi, chi ci sta seguendo online, Tommaso D'Alia alle riprese e Silvia Tuminello per le grafiche, che non li vediamo, non sono qui con noi, ma rendono possibile tutto questo. No, Tommaso sì, cioè è qui con noi. Beh, è un'esagerazione, diciamo che fisicamente è qui, poi mentalmente, diciamo, non lo sappiamo, non possiamo garantire. Ecco, abbiamo il pizzino, quindi un cliente abituè che ora prende anche il timbro sul suo bel pizzino, il pizzino per gli amici, lo ricordiamo, che dà diritto a questa raccolta punti. Vedo che il signore beve piace. Quindi bene, funziona bene. Che appena si termina... Birra omaggio, esattamente. Ah, e... Continuiamo, c'è qualche secondo momento. Allora, c'è qualcun altro che vuole una birra? Torna. La gente vuole ascoltarci, non vuole bere, noi preferiamo. No, allora, la signora
birra no, birra cosa no. Vuole? Ah. Una bona, allora chiedo a Simonetta se può favorire la bona. Limone, allora nel frattempo che servono quest'anno alcolico, non vale del concorso, io chiedo a, a entrambi in realtà, proprio una risposta veloce a entrambi, a Daniele e a Stefania, cosa consigliate ai giovani? La copertina del mio primo libro, Homo Panormitanus, c'era scritto che se l'olocausto nucleare dovesse lasciare questo pianeta solo agli scarafaggi, se da qualche parte per un'avventura genetica crescono i ceci, vicino c'è sicuro un palermitano che frigge panelli. Esatto. E questo esatto. Mi dà il senso dell'immortalità. E quindi Palermo, capitale del mio cuore. Grazie, grazie. Si vede la tua affezione verso la città nei vari scritti, grazie. Nel modo in cui hai affrontato nella tua carriera la cronaca con l'Ora, con il giornale di Sicilia. C'è qualcun altro che deve ordinare? Io non voglio togliere tempo a chi è che deve ordinare birra. Non so se c'è ancora sì, qualcun altro. Timido, appena, manca appena un minuto finiamo, e mezzo. Appena finiamo entra. Eh sì, possibilissimo. Questa. Vediamo se c'è qualcun altro. Un minuto e mezzo alla fine, la regia chiede una birra, una Eolo se non ricordo male, una Eolo, voilà, facciamo spillare Eolo, a arriva. Stefania. C'è sempre questo bonus della regia che è arrivata a una certa ora a un'arsura delle fauci e quindi la dobbiamo aiutare. Ringraziamo sempre Andrea Trimarchi alla regia. Nel frattempo Stefana, anche a te una domanda provocatoria. Tu sei stata tra coloro i quali... Sì. Se non è un altro... La possiamo passare alla regia questa? Per la regia. Ok, allora per la, regia. La passi alla regia, va bene così? Se per la regia. Se non sbaglio, tu hai lavorato ad Agrodolce... Sì. Non so se hai seguito la diretta con Ernesto sì. Maria Ponte, Ernesto ha un po' lamentato la situazione di Agrodolce. Qual è la tua posizione a riguardo questa produzione? Io sono abbastanza d'accordo con Ernesto, abbiamo avuto una grande occasione che ci siamo lasciati scappare. Questa è la verità, una grande occasione. Io dico sempre, cioè, a Napoli fanno un posto al sole, io ho conosciuto una persona che dentro un posto al sole dalla prima puntata, cioè questo non ha fatto altro nella sua vita praticamente, si chiama Rispo e io non lo so, non so neanche il personaggio faccia, ma l'ho conosciuto, bravissimo collega. Ora io non capisco, cioè non capisco, sette, è veramente assurdo, sei, anche lì sarà la serata cinque, degli appelli, quattro, degli appelli, ridateci Agrodolce una docu fiction perché questa terra è terra uno, che dà spettacolo! E su questo finisce un po' di birrare per un giorno, 45 minuti sono andati adesso. C'è la regia che sta controllando i risultati. E naturalmente adesso stanno vedendo se sono entrati. È sempre così, è sempre così. Arrivano dopo, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Potete ancora ordinare, però un attimo solo, perché il tempo è tiranno, quindi diamo il risultato finale. Chi per dare il risultato, allora vince Stefania per 7 birre spillate contro 4 di Daniele, insieme fanno 11 birre e si collocano al secondo posto nella classifica delle coppie. Io vorrei consegnare a Stefania la targa, apriamola, questa targa, come cos'è? Tutto all'interno del nostro format, allora, è rigorosamente siciliano, quindi in pietra lavica, in pietra lavica il trofeo di già sapevo birraio. Che Pilitteri, cioè Baio avrebbe già fatto danno, non vi preoccupate, eccolo, li facciamo vedere a favore della telecamera, e io la divido con Pilitteri, ma scusate, assolutamente la vittoria è insieme a Daniele il suo trofeo. Io vi ringrazio davvero per essere stati qui con noi, ringrazio il pubblico che ci ha seguito da casa, il pubblico che è qui, noi non andiamo via, potete continuare a bere birre con noi e se vi siete divertiti ricordatevi che il prossimo appuntamento è giovedì prossimo alle 22:30 sempre qui da Piazza Borsa, da Cucuti Unci o in diretta sui social con altri due ospiti di eccezione, Gino Carista e Caterina Salemi. Mi raccomando, non mancate, seguite anche tutti gli altri eventi su Cucuti Unci, l'ora di poesia con Bibi Bianca che ci sarà venerdì, domenica, doppio appuntamento, tante altre attività, seguite i social, attivate la campanella. Per oggi è tutto, grazie e buonanotte.